Domani si apre il sinodo speciale per l'Amazzonia. Alla vigilia è stata celebrata in diocesi la giornata ecumenica per la custodia del creato, al centro l'importanza di una cura integrale del creato. Occorre fondare la nuova evangelizzazione sull'Evangelo vissuto, l'esortazione del Vescovo nella memoria liturgica di San Francesco d'Assisi. Da Monsignor Tanasini un invito a imitare fino in fondo il poverello di Assisi. Tunnel Fontana Buona sul tavolo del Ministero, il progetto presentato dalla Regione, forte della coesione del territorio. A confermarlo il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi. Il Palazzo di Giustizia di Chiavari va verso la piena occupazione. È arrivato lo svincolo per il centro per l'impiego. Sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento per la Guardia di Finanza. Buongiorno ai telespettatori di Tigulli Oggi. Il Papa Francesco ha consacrato ieri il sinodo speciale per l'Amazzonia che si apre domani in Vaticano a San Francesco d'Assisi nel giorno della memoria liturgica del Santo. E proprio ieri in diocesi si è concluso il tempo dedicato alla preghiera e alla riflessione per il creato nel corso della veglia ecumenica che si è celebrata alla Basilica dei Fieschi. Un'occasione per riflettere sul tema della biodiversità. Vediamo. La custodia del creato è una questione integralmente umana, prima ancora che legata ad una generica difesa dell'ambiente, perché avere cura della casa comune significa entrare nel merito delle grandi disuguaglianze che colpiscono l'umanità e operare per la dignità di ciascun essere umano. È il messaggio scaturito dalla giornata ecumenica per la custodia del creato celebrata quest'anno alla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno per iniziativa delle chiese cristiane del nostro territorio. Alla vigilia dell'apertura della lavori del Sinodo per l'Amazzonia è emerso come la tutela della biodiversità sia possibile e anzi necessaria in considerazione dell'interdipendenza che esiste fra crescita spirituale, fraternità umana e cura della creazione. Credo che come Chiesa sentiamo tutti di doverci un pochettino decentrare, proprio anche per affrontare quanto il Sinodo dirà e proporrà. Mi sento molto ispirata a questa scelta di mettere appunto al centro quella terra, con tutte le sue problematiche che non sono locali ma che impegnano tutti noi, e anche credo con tutte le risorse e le ricchezze che appunto anch'esse non possono restare locali ma hanno qualcosa da dire alla Chiesa universale. Il tema è caro alle chiese cristiane che hanno aderito alla giornata, iniziata con un percorso a piedi in preghiera e proseguita con l'ascolto della riflessione di Don Paolo Zanandreis. Tutto che ha offerto Dio ci ha offerto per infinità, per lungo tempo, non c'è un punto finale, diciamo, e noi siamo datori per proteggere questi doni che ci ha lasciato Dio fin dall'inizio. Noi siamo una parte della creazione e tutta la biodiversità, tutte le opere che Dio ha creato formano un insieme che si tiene insieme, sopravvive insieme o muore insieme. E dunque non si tratta di curare il fiorellino o il gattino o la foresta, si tratta proprio di impegnarci tutti perché il degrado del creato e la distruzione del creato implica anche la nostra distruzione. Per questo è così importante, così vitale capire che siamo una unità. La biodiversità significa che tutte le specie, vegetali, animali e gli esseri umani che sono parte della natura, siamo intimamente collegati alla terra, all'aria, e quello che succede alla terra, all'aria, al mare succede anche a noi. Sarà possibile seguire i lavori del Sinodo speciale per l'Amazzonia grazie alle trasmissioni in diretta che saranno proposte da Telepace. Domani, domenica, a partire dalle 10, trasmetteremo su Telepace 1, al canale 15, la messa presieduta dal Papa per l'apertura del Sinodo. Lunedì mattina la prima assemblea con il saluto del Pontefice sarà trasmessa in diretta a partire dalle 8.30 su Telepace 3, al canale 115. Inoltre, ogni giorno alle 13.30 su Telepace 2, al canale 85, trasmetteremo in diretta il briefing giornaliero di aggiornamento sui lavori del Sinodo.
E veniamo in diocesi. Francesco, San Francesco attira perché da lui promana la presenza di Cristo. E quanto ha osservato il Vescovo celebrando la memoria liturgica del Santo nella chiesa dei frati cappuccini di Viale Tappani a Chiavari. Monsignor Tanasini ha messo in luce come Francesco sia un uomo fatto Vangelo. In lui ha spiegato: vediamo il Vangelo vissuto alla lettera e dunque la sua vita cambiata. Di qui l'invito a imitare in questo il Santo di Assisi, perché ha spiegato il pastore della diocesi, altrimenti sarà vano ogni nostro tentativo umano di annunciare il Vangelo con i nostri sforzi e le varie iniziative pastorali. Momento di festa anche per l'Ordine dei Frati Minori di Chiavari. Sentiamo. Tra le cose dell'insegnamento di San Francesco, quali cose portate avanti voi con la vostra azione? Noi in modo particolare, certamente San Francesco, oltre ad essere amante delle creature, dell'uomo, amante della povertà, la povertà nel senso positivo, cioè un distacco dalle cose della terra per elevarsi un pochino di più a quelle di guardare in alto. Poi amante dei poveri, quindi noi colleghiamo un po' il nostro servizio qua a Chiavari con la mensa dei poveri. Ancora quest'oggi c'era una sessantina di persone a cui abbiamo dato da mangiare, abbondante, un primo, un secondo, la frutta anche. Naturalmente non siamo noi a fare i miracoli, è la gente che ci aiuta a portare avanti questo discorso molto significativo ai nostri giorni. Perché sembra che aumentino, non diminuiscono, quelli che vengono a mangiare dai frati. Quindi San Francesco ci vuole insegnare anche questo amore verso i bisognosi, verso quelli che non hanno magari da essere tranquilli per il mezzogiorno, per la sera, da mangiare. A suo avviso oggi qual è, diciamo, il rapporto delle persone con la povertà? Perché spesso sembra che la povertà sia vista come una cosa molto sbagliata, una cosa che fa paura, una cosa magari di cui vergognarsi. Sì, la povertà in sé è una cosa negativa, una mancanza. San Francesco si è spogliato delle cose terrene per naturalmente dare un significato molto più importante a quello che riguarda, non so, le nostre relazioni con il Signore, con Dio. Le parrocchie di San Paolo in Pila e di Santa Margherita di Fossa Lupara a Sestri Levante accolgono il nuovo parroco Don Massimiliano Pendola questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Pila. La messa per l'ingresso sarà presieduta dal Vescovo. Domenica 6 alle 10 Don Pendola celebrerà la messa nella chiesa di Santa Margherita di Fossa Lupara per incontrare la comunità. La parrocchia di San Marziano a Carasco celebra la festa di Santa Faustina Covasca. Oggi alle 16 l'adorazione eucaristica, alle 17 la messa. Domenica alle 11 la messa solenne, durante la quale sarà intronizzata e benedetta la nuova statua del titolare della parrocchia San Marziano, scolpita da Ezio Garbarino. Voltiamo pagina alla politica amministrativa. È stato inserito da Union Camere tra le 11 opere prioritarie per il rilancio della Liguria. Si torna a parlare del tunnel della Fontana Buona che dovrebbe collegare Moconesi con la A12 all'altezza di Rapallo. A fare il punto sul progetto il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi, ieri a Chiavari per l'inaugurazione delle nuove sedi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Sentiamo. È un nodo che purtroppo deve ancora partire, nel senso che per come siamo messi adesso era la regione che era l'unica che aveva fatto dei passi abbastanza importanti, però quello è un progetto che non è neanche a norma, quindi va completamente rivisto, va rivisto il prezzo e soprattutto chi deve, diciamo, finanziare l'opera. Avanti con il progetto presentato dalla regione alcuni anni fa, anche se sono necessarie delle modifiche forti della coesione raggiunta da tutto il territorio del Tiguglio e non solo dalle amministrazioni della valle. Per il tunnel della Fontana Buona riprende il faticoso cammino sul tavolo del Ministero a Roma. A confermarlo il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, il chiavarese Roberto Traversi. Abbiamo portato sul tavolo un problema che, diciamo, ormai compie 100 anni, perché abbiamo ritrovato appunto dei testi proprio anche sul secolo che citano che si parla di quest'opera da 100 anni. Il problema sono i finanziamenti, chi deve fare l'opera e soprattutto chi deve pagarla.
si era iniziato con autostrade, autostrade adesso è in un momento un po' delicato, quindi anche quella pagina insomma, di sospensione, di giudizio non aiuta, però è sul tavolo perché per me resta una priorità. È un'opera voluta fortemente da tutto il territorio, ricordiamo i consigli comunali dei vari comuni che hanno approvato l'opera, questo può essere un punto di forza su cui fare leva? Secondo me sì, proprio perché generalmente ci troviamo sempre in qualche vertenza fra un'opera che qualcuno vuole e qualcuno non vuole. Questa è firmata da tutti i sindaci del Tigullio. A mio avviso, quando si fa un costi-benefici si sbaglia considerando solo la Fontana Buona, che ovviamente è quella che avrebbe le maggiori fortune da questo tunnel, però anche Santa Margherita, Rapallo e diciamo i comuni costieri non hanno spazi, non riescono a gestire anche le minime attività, quindi penso che questo possa aiutare tutti. In tema di viabilità, apre lunedì il cantiere per la riqualificazione delle gallerie di Sant'Anna tra Lavagna e Sestilevante e con esso entrerà in vigore il senso unico alternato nell'intero tratto delle gallerie dal Cigno fino all'imbocco del tunnel lato Sestilevante. Sarà attivo un semaforo con divieto di transito per pedoni e biciclette. Se i lavori di rifacimento delle strutture in cemento armato delle gallerie saranno i primi a partire, a ruota seguiranno quelli di messa in sicurezza del versante che inizieranno la settimana successiva. Successiva il 14 di ottobre. 3,2 milioni di euro messi a disposizione da ANAS per lo svolgimento di questi lavori. Dall'inizio dell'anno solare ad oggi gli agenti della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure hanno provveduto a effettuare più di 150 sequestri di veicoli non assicurati. Tra questi uno dei più recenti e curiosi al tempo stesso è quello riguardante un pullman turistico fermato in centro città e risultato al momento del controllo privo della necessaria copertura assicurativa. Si è quindi provveduto a redigere il verbale e al fermo amministrativo finalizzato alla confisca del mezzo che tornerà nella disponibilità dell'avente diritto una volta che saranno state regolamentate e regolarmente pagate sia l'assicurazione, almeno per i prossimi 6 mesi, sia la sanzione amministrativa che ammonta a 600 euro. I turisti che viaggiavano a bordo del mezzo sequestrato sono stati poi fatti salire su un altro pullman arrivato in sostituzione per proseguire la visita della città e fare successivamente rientro a casa. Dicevamo, la cerimonia di inaugurazione a Chiavari della nuova sede dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS alla presenza del presidente nazionale di quest'ultimo ente, Pasquale Tridico, è stata l'occasione per fare il punto sugli spazi ancora vuoti, ancora per poco, nel nuovo Palazzo di Giustizia. L'edificio che avrebbe dovuto ospitare il Tribunale di Chiavari va infatti verso la sua piena occupazione. Sentiamo. Si va verso la piena occupazione per il nuovo Palazzo di Giustizia di Chiavari. L'edificio, che avrebbe dovuto ospitare gli uffici del Tribunale di Chiavari, poi accorpato con quello di Genova a settembre del 2013, è costato allo Stato 14 milioni di euro, rimasto praticamente chiuso e mai utilizzato fino a 3 anni fa, oggi vede completarsi la sua pianta organica. All'appello mancano ancora 2 realtà che verranno ospitate negli ultimi spazi rimasti vuoti e svincolati dal Ministero di Grazia e Giustizia, la Compagnia di Chiavari, della Guardia di Finanza e gli uffici del Centro per l'impiego. Abbiamo avuto l'ok definitivo da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, per cui anche il Centro per l'impiego avrà sede presso questo centro polifunzionale che è un centro unico in Italia. I primi a trovare la loro nuova sede nell'edificio sono stati gli uffici del giudice di pace, trasferiti nell'ottobre del 2016 nell'ala di Ponente ai primi 2 piani, seguiti dall'Agenzia delle Entrate nel luglio del 2018, per questa realtà i primi 3 piani dell'ala di Levante, e a luglio di quest'anno a trovare casa è stato l'INPS al 4° piano. Al 3° piano dunque arriverà a breve il centro per l'impiego, mentre si stanno ultimando i lavori negli ultimi piani del palazzo, il 5°, il 6° e il 7°, dove sarà ospitata la Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari. Abbiamo fatto gli ultimi lavori di adeguamento dei locali e il termine di consegna doveva essere il 30 settembre. Abbiamo ancora un problema di un certificato antincendio da ottenere, dopodiché sarà la Guardia di Finanza che dovrà fare tutti gli acquisti degli immobili, i loro collegamenti in rete. Per noi sarà una sede molto più conforme a quelle che sono le nostre esigenze, quindi stiamo accelerando al massimo i lavori e speriamo presto di essere anche noi qui. Questa sarà non solo la centrale operativa, ma anche risiederanno proprio qui i militari della Guardia di Finanza. Assolutamente sì, questa sarà la sede del nostro comando compagnia e quindi con una caserma a tutto tondo, con tutte quelle che sono le esigenze proprie per un reparto del corpo.
Prende il via martedì l'intervento di manutenzione straordinaria delle piscine comunali del Poggiolino a Rapallo. Per una spesa di 100.000 euro verranno riqualificati gli spogliatoi e i servizi, docce e WC della vasca interna. Un intervento atteso da tempo che finalmente riusciamo ad avviare, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. Ringrazio la società Rapallo Nuoto per la consueta collaborazione, nonché il consigliere allo sport Vittorio Pellerano, che anche in questo caso si è dimostrato attento alle esigenze degli sportivi. E ha preso via, si è svolta questa mattina a Sestri Levante, a cura dell'associazione Oleudo, la consegna dei riconoscimenti per il premio Nonno dell'anno, premi consegnati a persone impegnate nel mondo della cultura, delle professioni e delle istituzioni e del volontariato. Vediamo. È un riconoscimento all'impegno e all'amore che mettiamo per la nostra professione, ma non solo io, ma anche tutti i medici, le infermiere e gli operatori dell'ospedale Gaslini, che ogni giorno si dedicano alla cura del bambino. Per me è particolarmente significativo perché sento la responsabilità dell'esempio che dobbiamo dare ai nostri giovani medici in modo particolare e lasciare loro un'eredità che è soprattutto, oltre che la grande competenza e l'impegno a livello scientifico per trovare sempre nuove cure, anche la motivazione e la dedizione, che è quel qualcosa in più che il nostro ospedale ha. Sono sicura che non è una cosa particolare come nonna, sono una nonna come tutti gli altri, impegnata nel sociale. Quindi ritengo, e lo faccio con tanto affetto verso le mie colleghe nonne, di doverlo condividere con loro. È un piacere. L'avo e nonna, siamo tutte signore di una certa età, molte di noi nonne e alcune anche bisnonne. Questo vuol dire che anche alla nostra età possiamo cercare di ricavare 2 ore da dedicare agli altri. Cosa vuol dire il premio Nonni? Vuol dire dare alle generazioni un qualcosa, un esempio, un qualcosa che loro possono spendere solo nel futuro. E credo che sia una lezione di vita che solo le persone di una certa età possono dare. A Recco fino al prossimo 8 novembre è possibile presentare domanda per ottenere il contributo per il pagamento dell'affitto per il 2019. I modelli di domanda per la partecipazione possono essere ritirati a partire dal 9 di ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30 e il martedì dalle 15 alle 16.30 all'ufficio casa del comune di Recco, oppure scaricati dal sito internet del comune. La linea adesso va alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali, ne dico la quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Prima pagina di Avvenire, il viaggio del boss, il trafficante libico di uomini, Bija, dopo Mineo fu portato anche a Pozzallo, il sottosegretario all'interno Sibilia, non si fanno scambi con persone simili, la trattativa segreta con uno dei capi dei miliziani, presentata un'interpellanza alla Camera. A Trieste 2 agenti uccisi da rapinatore, ruba un'arma e spara, è stato poi fermato. Conte, Renzi non esageri, Movimento 5 Stelle PD è progetto politico, il Premier rischio crisi se Italia Viva forza, da Assisi un piano per i senza tetto. Nelle pagine interne sostenibilità, l'Italia avanza piano, il nuovo rapporto ASVIS segnala più progressi che peggioramenti, ma sarà difficile centrare gli obiettivi del 2030. Passiamo al secolo XIX, l'apertura del governo, anche autostrade al tavolo sulla Gronda, il sottosegretario Traversi, niente condizioni sì ai lavori sulla A7 e il Conte avverte Atlantia, inaccettabile collegare il caso concessioni alla partita all'Italia. Papa Francesco blinda il futuro con 13 cardinali di sua fiducia, oggi il concistoro e le nomine. In foto all'asta dei beni Savoia, la Ferrari giocattolo dei principi, la riproduzione della Ferrari testa rossa 1958 usata dai piccoli Savoia. Le pagine del Levante, l'ex Palazzo di Giustizia ora è al completo, ospita solo uffici pubblici, un modello. Il presidente nazionale dell'INPS e la direttrice regionale delle entrate hanno inaugurato le rispettive sedi cittadine, succede a Chiavari. Poi Traversi, tunnel al Ministero, avanti con il progetto esistente, il sottosegretario alle infrastrutture dice altre proposte in questo momento potrebbero distrarre dall'opera su cui si è raggiunta l'intesa di tutto il territorio.
Resta senza soldi, anziano si inventa i copycent, la banca gli ha ritirato l'unica banconota che aveva da 500 euro per accertamenti, lui nel frattempo crea francobolli con la fotocopia, succede a Rapallo. Senso unico fra Santa e Portofino sarà da martedì fino a Natale per lavori ai sottoservizi. Cinghiali, domani primo giorno di caccia, sono oltre 4.000 i capi abbattibili, le squadre saranno riconoscibili dalla pettorina gialla o fosforescente. Andersen Run, oggi il primo via al trail sui sentieri, domani il clou, alle 14.30 parte la corsa per Punta Manare e Punta Baffa e domani mattina la mezza, la 7 miglia da Favola e gli altri eventi. La cronaca, fuga di gas di ieri sera a Rapallo. Intorno alle 20 un'auto ha urtato il tubo di distribuzione del metano del Civico 34 di via privata Norero, strappandolo. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo che ha chiuso la circolazione della strada e fatto evacuare in via precauzionale la palazzina. L'intervento di riparazione della tubatura si è concluso in tarda serata da parte dei tecnici di Italgas. A dare supporto alle operazioni anche i carabinieri della stazione di Rapallo. E non voleva uscire dalla pizzeria dove aveva cenato una 48enne straniera questa notte a San Michele di Pagana. Il gestore ha chiesto l'intervento della polizia perché la donna risultava aggressiva. È rimasta tale anche all'arrivo degli agenti del commissariato di Rapallo. I poliziotti hanno tentato di convincere la donna ad uscire, ma la stessa ha cominciato ad agitarsi insultandoli e colpendoli poi a calci e pugni, provocando ferite guaribili in 5 giorni. La 48enne a fatica è stata bloccata e accompagnata in commissariato per l'identificazione. Anche qui ha riservato lo stesso trattamento per gli agenti presenti. La donna è stata arrestata per reato di oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia, resistenza e lesioni. Altri aggiornamenti in redazione con Emanuela Castella. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Ancora cronaca, un 31enne di origine straniera pregiudicato è stato fermato dagli agenti del commissariato di polizia di Chiavari per ricettazione. È questa la conclusione di un'attività di indagine scaturita a seguito di diversi furti in abitazione che erano stati messi a segno a suo tempo a Chiavari, Lavagna, Leivi e Sestri Levante. Durante i servizi di appostamento e di pedinamento gli agenti hanno individuato un box allestito come un vero e proprio magazzino dove il 31enne riceveva i suoi clienti. L'uomo si era specializzato nel furto di materiale per l'edilizia. All'interno del garage sono stati rinvenuti attrezzi professionali come trapani, flessibili, carrelli e altro ancora, ma anche gioielli, oggetti di artigianato, cellulari e apparecchiature elettroniche, ma anche attrezzi da dentista, caschi da moto e vari capi di abbigliamento. Dal materiale utilizzato per l'imballaggio è presumibile che alcuni degli oggetti fossero pronti per essere spediti nell'est Europa. Nel magazzino c'erano anche 2 motocicli che erano stati rubati e venivano utilizzati per compiere i reati e trasportare la merce rubata, come è stato ricostruito dai poliziotti della Scientifica che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 31enne, pur utilizzando dunque mezzi rubati, sostituiva le targhe con altre pulite, dunque con targhe di motorini che erano risultati alluvionati oppure abbandonati. È stato ritrovato anche un blocchetto di appunti con gli incassi e la somma di 900 euro in contanti. È tutto, linea allo studio. Grazie, apriamo la pagina dello sport. Adesso per la Serie B si gioca oggi la 7ª giornata di campionato. La Virtus Entella è impegnata ancora in trasferta, questa volta a Crotone, reduci dal pareggio contro il Benevento. I ragazzi di mister Boscaglia sono chiamati a continuare la striscia positiva di risultati. Calcio d'inizio alle 15, sentiamo. Crotone, altro impegno molto importante. Le chiedo però il morale della squadra com'è, perché la gara di Benevento ha lasciato tanto, soprattutto sulla consapevolezza di potersela giocare anche in uno stadio impegnativo e tosto. No, vabbè, la squadra sta bene, naturalmente il punto di Benevento ci ha fatto benissimo, quindi siamo super motivati, sapendo che comunque domani è una partita difficile, un campo molto difficile, con una situazione anche, tra virgolette, emozionale, un po' particolare per quello che è successo a Crotone, quindi sappiamo che sarà una partita un po' diversa da questo punto di vista, dobbiamo essere pronti. L'ho anticipato lei, chiaramente sono ore difficili a Crotone, in tutto questo c'è una squadra molto forte che sta trovando continuità e che reduce da un'ottima vittoria in trasferta. Sì, è una squadra fortissima, costruita sicuramente per stare nei piani alti della classifica.
è una squadra che ha tutto, non gli manca niente, ha qualità, ha aggressività, quindi sacrificio, fisicità, organizzazione di gioco, è una squadra tosta, forte da affrontare, ripeto, e quindi dobbiamo stare molto attenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista anche tra virgolette emozionale, dobbiamo farci trovare pronti e sarà una partita dura. Adesso Crotone, un altro campo che conosci molto bene, tornerai a giocare lì da ex, che partita ti aspetti? Ritorno in un altro campo dove ci ho giocato per 3 anni e sarà sicuramente una partita difficile contro una squadra altrettanto forte, quindi sarà una partita difficile come lo sono tutte in Serie B, però noi andiamo con l'atteggiamento giusto e la voglia di portare a casa il massimo. Torna domani un appuntamento tradizionale nel comune di Cogorno, ovvero la Grande Castagnata in piazza Aldo Moro a San Salvatore. Dalle 10 ci sarà il mercatino con corte delle arti, dei mestieri e dei sapori antichi. Alle 11 la premiazione del miglior uliveto 2019 con 2 primi posti, Vittorio Pinasco e Maria Chiappe di Cogorno Alta. A mezzogiorno in piazza, stand gastronomici con piatti tipici a cura degli operatori commerciali del comune e delle associazioni locali. Alle 14.30 ci sarà poi la presentazione della stagione calcistica 2019-2020 del Villaggio Calcio. Dalle 14.30 distribuzione di caldarroste e vino novello. Alle 16 infine il tradizionale concorso delle zucche giunto alla 19ª edizione. Sarà anche un momento di promozione degli sport locali con la presentazione e i banchetti informativi. Per i bambini ci saranno i gonfiabili e i giochi. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica prossima. Questa è la notizia che conclude questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19.15. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.